Semplicemente da lasciarci a bocca aperta, stupefacente questa gara del Sestriere, la prima gara italiana della stagione che ci dà uno spettacolo straordinario, delle emozioni fantastiche, una gara serrata fino alla fine, semplicemente sul filo proprio del centesimo. Prendetemi letteralmente, perché adesso ve lo andrò a raccontare. È stata qualcosa di straordinario questa gara, perché tre atlete arrivano in un centesimo, e c'è anche un azzurra, c'è Federica Brignone che consolida quindi il primo posto della generale, vittoria in coabitazione con Petra Vlova, e per entrambe è la 13ª vittoria in Coppa del Mondo per queste due atlete fantastiche. A un centesimo, ragazzi, al terzo posto, a un centesimo. Michaela Schifrin, semplicemente una gara pazzesca, una gara favolosa, con tutte le atlete che davvero hanno sciato bene, perché a dimostrazione come comunque quella del Sestriere sia una pista straordinaria, perché tiene alla grandissima anche per pettorali alti, perché abbiamo visto anche cosa hanno fatto le atlete prima. Ha sciato benissimo Metra Hrovat, ha sciato molto bene Alice Robinson, hanno sciato bene anche le nostre azzurre Bassino e Goggia, che Goggia nona e Bassino decima. Poi anche Van de Oldener si è confermata su altissimi livelli in quarta posizione. Insomma, cioè, è stato uno spettacolo straordinario, anche con la risalita di Irene Curtoni. Poi, insomma, una manche straordinaria, bravissima. Federica Brignone, perché poi era anche in svantaggio a metà della seconda manche, ha rimontato e poi va a prendersi questa vittoria, va a prendersi altri punti fondamentali, va a prendersi ancora una volta una gioia splendida, perché insomma, qui dove anche sua madre, Maria Rosa Aquario, aveva vinto, anche lei, ecco, si ripete in una pista comunque che è stata fortunata per l'italiana anche 4 anni fa, ce lo ricorderemo, il podio, il secondo posto di Sofia Goggia dietro a quella super Tessa Worley, purtroppo oggi assente. Insomma, è una gara straordinaria, ma così, insomma, forse la gara della stagione, perché sul filo del centesimo, sul filo del millesimo, all'ultimo respiro, in una gara sempre incerta, in una gara imprevedibile, in una gara corsa davvero benissimo, da tante, tante atlete, di vertice. Però queste tre sono semplicemente fuori categoria, sono tre atlete straordinarie. Che in gigante davvero in questo momento sono le padrone, sono le più forti. A parte anche Marta Bassino, che oggi mancava all'appello proprio nelle primissime posizioni, e questo lo possiamo comprendere perché ha avuto la febbre a 40, ha ancora le gambe irrigidite, non è al massimo della condizione. Comunque arriva un piazzamento in top 10 dopo una prima manche in cui ha fatto un errore che poi nell'economia chiaramente della gara le è andata a costare caro. Insomma, Federica Brignone invece si conferma una stagione straordinaria per la Valdostana, che continua a ottenere risultati di prestigio, continua ad ottenere piazzamenti eccellenti in tutte le gare. Sta veramente facendo una stagione superlativa l'Azzurra. Come la sta facendo ovviamente anche Dominic Paris, è arrivato secondo comunque nella non favorevole discesa di Wengen, di conseguenza, insomma, è un buonissimo risultato quello di Dominic Paris dietro all'idolo di casa Beat Foyth, che in casa non tradisce. Terzo Dressen, quarto Matthias Maier, che comunque si conferma ad altissimi livelli dopo la sorpresa della vittoria in combinata di ieri. Quindi, insomma, tante, tante le emozioni per le azzurre davvero in questo inizio di fine settimana. E domani chiaramente non finiscono, perché c'è lo slalom parallelo appunto del Sestriere, e poi ci sarà anche ovviamente lo slalom di Wengen, tanto atteso. Fatemi sapere invece voi nei commenti che cosa ne pensate, lasciate anche al video e condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto a questo punto. Arrivederci ragazzi, al prossimo video.